Nuovo blitz dei Carabinieri nei boschi della droga, questa volta lungo la provinciale per la Valtartano. In carcere è finito un trentatreenne, mentre è in corso l'identificazione di complici e acquirenti. I militari della sezione operativa della compagnia di Sondrio, insieme a quelli della stazione di Morbegno, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero residente a Morbegno per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto dopo un'attività di indagine iniziata nel luglio dello scorso anno, anche stavolta come è accaduto in diversi casi analoghi in Bassa Valle, a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti su un insolito andirivieni di persone lungo la provinciale 11 e di auto che effettuavano brevi soste vicino ai tornanti dove avveniva l'acquisto della droga. I controlli dei militari hanno riscontrato in effetti una frenetica attività di spaccio che avveniva con contatti telefonici per concordare luogo e ora dello scambio di droga che veniva ceduta al prezzo di 60 euro al grammo la cocaina e di 20 euro al grammo l'eroina. L'arrestato, 33enne, rintracciato all'interno di un'abitazione affittata da un morbegnese, si trova ora in carcere a Sondrio.